Violenza contro le donne è un fenomeno in crescita, non se ne parla mai abbastanza. Vorrei che non se ne parlasse proprio più di questo problema, ma il fatto è che non parlarne non vuol dire che il problema non esista. E devo dire che anche sulla base dell'esperienza quotidiana, episodi di violenza fisica, ma anche violenza morale, sono veramente ricorrenti anche in questa provincia. Ed è chiaro che non basta l'azione delle forze dell'ordine per contrastarlo. Cosa serva? È ben difficile dirlo. Io credo che ci voglia fondamentalmente una sorta di rivoluzione culturale nel modo in cui noi uomini ci rapportiamo alle donne, certi uomini si rapportano alle donne, e ci vuole una rivoluzione culturale proprio nell'approccio in generale ai rapporti con il prossimo. Qualcosa sicuramente non funziona se in questa nostra società, che vorremmo avanzata, si verificano con tale ricorrenza episodi gravissimi, non solamente tanti femminicidi, ma tante forme di violenza che rendono la vita impossibile alle vittime. Ci vuole quindi e deve continuare l'azione di prevenzione e di repressione delle forze di polizia e della magistratura. Ci vuole da parte di ciascuno una rimeditazione del nostro modo di stare insieme. Io credo che quando si verificano questi episodi c'è qualcosa che non funziona nella mente, nella psiche di chi se ne rende responsabile. Ed è su questo che bisogna riflettere, una responsabilità nostra, di ciascuno di noi, e credo che sia anche una vostra responsabilità come mass media. Parlo del modo in cui vengono veicolati determinati messaggi, parlo anche di quella costruzione culturale che è stata una parte non irrilevante del lavoro dei mass media più moderni nei decenni scorsi. Qualcosa sicuramente bisogna fare. Noi continueremo ad impegnarci per la parte preventiva e repressiva, ma mi auguro che ci sia un impegno più globale che investa più parti della società, perché sono, come lo ripeto, un problema che non può essere solamente relegato all'opera delle forze di polizia o della magistratura. Questo è poco, ma è sicuro, insomma. Oggi si è discusso delle possibili misure per tutelare le donne. Le indagini certamente sono lo strumento principe, anche perché permettono di risalire alle reali responsabilità. Lo si è detto, nulla è come sembra. Tuttavia, per garantire la sicurezza, l'incolumità delle donne in tempi brevi, sono disponibili misure come l'allontanamento. Tutto parte però dalla denuncia. Tutto questo però non può prescindere da un'attività di educazione e di formazione dei ragazzi. Sul tema della violenza di genere bisogna intervenire innanzitutto nelle scuole, nelle famiglie, quindi educarli già da quando sono piccoli ad avere il rispetto per l'altro e soprattutto il rispetto della donna.